Bello a tutti ragazzi, io sono Tiuzzo, oggi torniamo in un nuovo video su Discord, su Carbot. Oggi vi farò vedere come fare in modo che Carbot vi metta un emoji a quello che scrivete voi e anche che vi risponda tutto insieme in un trigger. Quindi vi faccio vedere cosa intendo. Ad esempio, se io vi faccio vedere, ho messo che quando scrivo salve, il bot mi risponde e mi mette anche una reazione al mio messaggio. Come vedete, il bot mi ha risposto e là e mi ha anche messo un emoji. L'emoji ovviamente l'abbiamo messa noi nel server, quindi vi farò vedere anche come mettere l'emoji che volete voi del vostro server come reazione qua sotto. Quindi torniamo sull'altro server. Innanzitutto andate sulle vostre impostazioni, andate su avanzate, mettete modalità per sviluppatori e mettete la spunta perché può servirvi anche in futuro per i bot. Fatto questo, andate sul sito di Carbot, entrate con il vostro account di cui siete amministratori, creatori del server, insomma che avete il ruolo anche manage server, se no non potete, e andate su triggers. Fate create no trigger, sarebbe ovviamente creare un nuovo trigger. Qua appunto deciderete come volete voi. Io vi faccio un esempio, poi aggiustate voi come volete. Ad esempio io metto approvo come trigger, quindi se uno scrive approvo, trigger al bot. Come risposta metto approvo anche io. E quindi se io scrivo approvo, il bot risponderà con approvo anche io. Però adesso ci manca mettere l'emoji, quindi si fa così. Dovete scrivere aperto parentesi graffa react u due punti e qua dopo dovete mettere la vostra emoji. Attenzione però, non potete mettere il nome direttamente della vostra emoji. Adesso vi faccio vedere come fare. Quindi torniamo di nuovo su Discord e state attenti, usate un canale di testing, potete vedere solo voi e i bot, ma solo voi. Poi mettete il backslash e poi selezionate la vostra emoji. Qua ad esempio c'è Smith, salutiamo Smith. Adesso sfocherò un attimo l'immagine e spiegherò il perché. Comunque poi inviate il messaggio ed ecco, questo qua è praticamente l'ID dell'emoji. Attenzione, questo ID non dovete passarlo a nessuno perché altrimenti quest'altra persona può usare la vostra emoji anche sul suo server. Dopodiché copiate questo ID, quindi potete fare copia, e lo inserite dove c'è scritto dopo i due punti del React U. Poi chiudete la parentesi graffa e qua su risposta siamo a posto. Dopo su Match Type invece potete scegliere delle diverse opzioni. Normal, se una persona scrive approvo da qualsiasi parte, con qualsiasi dopo altre cose dopo scritte, farà triggerare il bot. Con Strict, se uno ad esempio scrive approve, non farà triggerare il bot. E invece con channel specific mettete il canale specifico dove appunto se uno scrive in quel canale farà triggerare o se no no, comunque decidete voi. Exact è esattamente, se c'è uno scrive esattamente approvo e basta, allora farà triggerare il bot. Se invece mette starts with, se inizia con approvo e poi mette anche altre cose, comunque farà triggerare il bot. Invece con ends with, se finirà con approvo, e farà triggerare il bot. Comunque voi decidete quello che volete. Io per fare un esempio metterò con starts with, poi create. Qua se non lo vedete, non abbiate paura, andate da un'altra parte, poi ritornate su triggers e ve lo farà caricare. Il sito a volte un po' è lento, quindi non abbiate paura. E qui abbiamo finito. Adesso torniamo sul nostro server e facciamo la prova del 9. Ovviamente guardate bene che il bot abbia i permessi di scrivere su quel canale testuale, perché sennò non funzionerà, non potrà far nulla. Quindi scriviamo approvo questa chat e come vedete il bot mi risponde con approvo anche io e poi mi mette l'emoji che abbiamo deciso prima. Con questa cosa potete fare delle cose molto carine, mettere delle emoji specifiche che fanno cose diverse a seconda di uno che scrive, cose così, tipo ciao e risponde con salve e fa altre cose come ho fatto io di là. Vedete voi come fare. Qui da Tiuzzo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!